è finita, e ancora una volta Carugate vince, allunga 6 la striscia vincente, 65 Carugate, 38 Viterbo. Partita che ha avuto una svolta a partire dal secondo quarto, quando con un aggiustamento a zona in difesa e soprattutto una migliore circolazione della palla, un controllo delle azioni e l'eliminazione delle sbavature che avevano caratterizzato il primo quarto, Carugate con un'assoluta calma ha portato a casa la partita. A livello di tabellino segnaliamo i 18 punti e i 10 rimbalzi di Claudio Giunzioni in doppia doppia stasera, gli 11 punti di Michela Frantini, poi i 9 di Giulia Colombo, 8 per Camilla Cagnere e Susanna Stabile. Le ragazze si accomodano sotto le tribune a prendere gli applausi del pubblico. Tra le ospiti, 38 punti, 12 li ha fatti la Jordanova, tra le altre Elisa Mancabelli con 7. Signore e signori, vi lascio alle interviste del post partita e vi do appuntamento tra l'8 marzo alle ore 16, la partita contro Castellammare di Stabia. Signore e signori, una buona serata da Piero Carotti e tutto lo staff della Castel TV. Siamo qui con Sabrina Cerizza dopo questa bella vittoria sudata. La Kimmens non era un cliente facile, no? Oh, non proprio, anzi, bella piantata. Difficile da marcare, anche la sua struttura, molto brava tecnicamente, quindi vabbè, mi sono andata da fare al massimo per tentare di tenerla. E abbiamo visto anche il pubblico che ti incitava con calore tutto e che comunque hai cercato di non subire la fisicità dell'avversaria, di coinvolgere anche le compagne, per cui l'impressione dagli spalti è stata ottima e volevamo sapere te dal campo invece come l'hai vissuta. No, il pubblico vabbè è fantastico come sempre, anche dal campo fa sempre bene sentire il pubblico che aiuta, incita e comunque è sempre di sostegno in qualsiasi caso, nel bene o nel male. Oggi nel bene, dai. Sì, esatto. Ok, dai, ti lasciamo alla doccia perché qui abbiamo tutto, tutti i fans che stanno ululando per te. Ciao e complimenti. Proseguiamo con le interviste del reparto lunghe oggi, prima Sabrina, oggi Patti. Oggi ti hanno fatto un po' riposare perché tra Camilla, Mara, Sabrina oggi è stata un po' più calma, meno sportellate del solito. Sì, diciamo che appunto sono state bravissime anche le mie compagne, ho avuto un inizio un po' così così, poi dopo mi sono abbastanza ripresa, ha fatto benissimo Paola dare spazio anche a Sabri che comunque se lo merita per come lavora sempre con noi. Avevamo visto all'inizio che un po' la Bulgara, un po' la Kimmens vi avevano messo in difficoltà nel primo quarto, non c'era fluidità di gioco. Cosa ha fatto Paolo Gavazzi poi per trovare il bandolo alla matassa e far girare tutto dal secondo quarto in poi? Diciamo che appunto dovevamo sicuramente chiudere un po' meglio la loro straniera, che sapevamo essere molto forte. Loro avevano una difesa comunque molto aggressiva. Diciamo che quello che ci è mancato è stato un po' in attacco, perché abbiamo sbagliato canestri facilissimi che di solito non sbagliamo, e quindi sicuramente avremmo potuto avere un vantaggio molto più grande, però vabbè, è andata bene così. Quindi domenica prossima la 7ª in Sardegna? Sì, speriamo di continuare questa serie positiva anche per i nostri tifosi che come vedete sono sempre più numerosi, sempre più calorosi. Sarà difficile perché già durante la prima fase abbiamo perso là da loro e quindi cercheremo di riscattarci. Va bene, complimenti, ti lascio andare negli spogliatoi. Grazie Patti.